È da un po' di anni che viviamo insieme a lui questo tempo di attesa. Benvenuto, padre Ernesto. Benvenuti a voi, buon avvento. È vero, prima domenica di Avvento e con te, come sempre, facciamo questo percorso. Lo facciamo insieme Sì. perché ne abbiamo bisogno. E certamente non è un ritorno, ecco, questo vorrei subito dire. L'avvento di quest'anno non dovrebbe essere come l'avvento dell'anno scorso, perché troppo spesso noi questo tempo liturgico, che è chiamato forte, perché serve davvero a iniziare il nostro cammino pasquale, lo vediamo come una sorta di preludio fiabesco del Natale, oppure una ingenua regressione devota, quasi che noi dovremmo poi prepararci al tepore del Natale, alla fiaba di un Dio che si fa bambino. Invece no, questo tempo forte è il tempo centrale che vuole far capire, ecco la prima domenica di Avvento, il superamento definitivo del male e del dolore. È un tempo che ha una direzione, un orientamento, è il tempo che ci educa alla pazienza, alla speranza, che ci educa anche alla ricerca del senso. Ognuno di noi nell'Avvento, Adventus, l'arrivo, è in origine una festa pagana legata un po' all'imperatore. Invece nel IV secolo la Chiesa poi assume i motivi della venuta del Signore. L'anno liturgico termina con la venuta del Signore, la festa di Cristo Re, e inizia con l'Avvento perché siamo in attesa del compimento della storia, tempo di pazienza, tempo in cui dobbiamo discernere che il Signore è già qui, è in mezzo a noi e il regno sta per sbocciare. Noi dobbiamo essere pieni di speranza. Ecco perché il tempo dell'Avvento diventa il tempo della memoria, il tempo di invocare: vieni, Signore Gesù. Perché lui, che si è incarnato sotto Ponzio Pilato, è morto e fu sepolto, ci ha promesso che sarebbe ritornato. E questa volta l'avremo visti tutti, perfino quelli che lo hanno trasfesso. Lui è il figlio dell'uomo, ma tornerà come il Cristo glorioso. Ecco perché noi dobbiamo farci forse una domanda da oggi in questi giorni: ma noi stiamo attendendo ancora con convinzione la venuta del Signore? Vediamo che la storia è nelle sue mani, o questo cumulo di male che stiamo vivendo anche in questi giorni corre il rischio, ecco, di farci regredire anche nella nostra speranza cristiana? Tante volte è depauperata la nostra speranza, mentre il cristiano deve avere una grande consapevolezza. La venuta del Signore è certa, le parabole ce lo dicono con molta forza, il padrone tornerà, non sappiamo dove, non sappiamo quando, ma noi dobbiamo andare nella direzione giusta, in quell'orientamento che ci ha dato il Signore. Ecco perché in questi giorni di Avvento consiglierei proprio a tutti quanti noi di farsi delle domande. Noi cristiani non ci comportiamo forse come se Dio fosse restato alle nostre spalle, come se trovassimo Dio solo nel tepore di quella capanna a Betlemme, ma lo sappiamo cercare nell'oggi? Sappiamo che il presepe è anche oggi, che il Cristo è presente, in questo momento il suo regno sta sbocciando? Abbiamo a cuore l'urgenza della venuta di Gesù Cristo? Diceva un grande studioso, Teilhard de Chardin, cristiani, incaricati di tenere sempre viva la fiamma bruciante del desiderio. Che cosa ne abbiamo fatto dell'attesa del Signore? Ecco perché il Vangelo di oggi, un Vangelo che è innanzitutto un Vangelo, dico subito, pieno di speranza, anche se a noi questo linguaggio, che è chiamato linguaggio apocalittico, sembra strano. In verità è un linguaggio rivelativo. Gesù usa un modo di parlare che è estraneo alla nostra cultura. E questo discorso in Luca, rispetto a Marco e Matteo, avviene nel Tempio. Quindi Gesù sta parlando nel Tempio perché lui sostituisce quel Tempio e parla di segni nel sole, nella luna, nelle stelle, l'angoscia dei popoli in ansia. A noi sembra catastrofico tutto questo. Invece dimentichiamo che la Bibbia, fin dall'inizio, pensate a Genesi, al Salmo 136, il grande Hillel, Dio ci dice che ci offre l'orologio. Il suo orologio qual è? Il sole, la luna, le stelle. Perché scompaiono? Perché si oscurano? Perché questa notte che sta per venire è una notte generativa, è la notte del Genesi,
quando il Signore ha vinto le tenebre e ci ha dato la luce. È la notte dell'Esodo, quando gli ebrei sono passati all'asciutto nello Yabashah e il Signore li ha liberati dalla schiavitù d'Egitto. È la notte dell'esilio da cui si ritorna cantando festosi. È la notte della nostra Pasqua, quando le donne al sepolcro lo troveranno vuoto e potranno cantare alleluia, alleluia, perché colui che era morto ed era stato crocifisso è risorto. Siamo in cammino verso questa nuova notte, una notte, ripeto, generativa. I rabbini dicevano che noi dobbiamo attraversare la notte per vedere il giorno. E allora non dobbiamo temere, anche se il testo dice gli uomini moriranno per la paura e per l'attesa di ciò che deve accadere. Muoiono quelli che non conoscono la potenza di Dio, la potenza delle divine scritture. Il Signore ce l'ha annunciato nei profeti come Isaia, Ezechiele, ce l'ha detto nel profeta Giona. Le potenze dei cieli governano l'universo. Il Signore non ci ha dimenticato, non è lontano da noi, è dentro la nostra storia. Lui infatti viene raccontato dai cieli, dalle creature, ma noi uomini spesso ce ne dimentichiamo. In quel giorno, che è l'indicazione del momento del compimento, la liturgia chiama quel giorno il giorno senza tramonto, quando sorgerà il sole e non tramonterà mai più, perché entreremo in quella che è la vita eterna. In quel giorno noi vedremo venire il figlio dell'uomo, ecco l'Adventus, colui che viene è il figlio dell'uomo, il risorto, colui che hanno trafitto su quella croce, verrà su una nube. La nube è la zona di divisione tra il cielo, che è l'abitazione di Dio, e la terra. E questa volta non verrà come nell'umiltà della prima volta, nella povertà, nel freddo di quella grotta di Betlemme. Verrà con grande potenza, con grande gloria. E tutti questi sono dei segni per cui non dobbiamo smarrirci. Gesù dice ai discepoli: non dovete smarrirvi in questa grande tribolazione, anzi, quando cominceranno ad apparire queste cose, noi dobbiamo davvero essere contenti. Il testo dice: alzatevi, risollevatevi. Com'è bella questa espressione? Risollevatevi e alzate il capo. E ci sono questi verbi che ricordano anche quelli di Abramo, quando Dio disse ad Abramo: esci dalla tua tenda, alza la tua testa, conta le stelle e poi sorride se ci riesci, perché noi uomini abbiamo sempre un po' paura. Quindi risollevatevi dalla miseria, dalla paura, dall'oppressione, da questa storia che sembra soltanto tracciare fili di male. Alzate il capo, cioè elevate la mente verso quel regno che sta arrivando. Perché? Perché la vostra liberazione è vicina. Quella liberazione annunciata da Zaccaria, il papà di Giovanni, o dalla profetessa Anna, il figlio dell'uomo, il risorto, Dio stesso presente nel figlio, viene nella sua potenza e libera tutti quanti noi, i suoi discepoli, dalla persecuzione. Per cui i segni che spaventano gli altri sono, per chi è discepolo di Cristo, un motivo di gioia, perché sappiamo che effettivamente arriva il Signore. Il testo purtroppo taglia alcuni versetti dove Gesù, per darci un segno di consolazione, dice: guardate alle foglie del fico. Quando il fico comincia a fiorire, è un'indicazione. In Israele, quando il fico comincia a fiorire, questa è la parabola del fico, indica che sta per arrivare l'estate. Quel fico che durante l'inverno era ormai quasi morto, sembrava davvero finita la sua esistenza, invece all'improvviso ha la forza per fiorire, cominciano i primi germogli. Ecco, questi segni sono come il fico che fiorisce, ci indicano il tempo della maturità, viene l'estate. E allora l'indicazione di Gesù: state attenti, fate in modo che i vostri cuori non si appesantiscano, state attenti, badate a voi stessi, fate in modo che non si appesantiscano come è successo al cuore del Faraone, che non conosce il Signore né lo vuole ascoltare. Non perdete tempo in dissipazioni. Basilio parlava di crapule, che è una cosa un po' diversa dall'ubriachezza. L'eccesso del vino, l'eccesso dell'ansia, l'eccesso di quella nausea che viene quando
noi soddisfacciamo i nostri bisogni. Bisogna essere svegli, sobri, perché l'ubriachezza è un termine che in questo linguaggio indica la non capacità di rispondere alla crisi che ci viene incontro, a non attraversare questo momento che è un momento di generazione. Allora non dobbiamo dormire, direbbe Paolo nella Tessalonicesi, dobbiamo restare svegli ed essere sobri, liberi dagli affanni della vita. E qui c'è un'espressione che piaceva molto anche a Matteo, il verbo merimnao, la sospensione. No, il cristiano è l'uomo che respira, che mangia, che beve, che vive, che prega, è l'uomo che veglia. Ecco perché l'augurio che vorrei fare a tutti quanti noi è di cambiare il nostro nome. E come dovremmo cambiarlo? Dovremmo chiamarci tutti Gregorio. Tanti papi hanno usato questo nome, tanti monaci, perché Gregorio viene dal greco e significa il vigilante. Ecco qual è il nome del cristiano durante l'Avvento. Gregorio, il vigilante, colui che nella preghiera e nella forte speranza attende il compimento della storia. Il male produce delle ferite, ma il bene ha già vinto. Lasciamo che vinca su di noi e questa storia arriverà davvero al compimento. E ogni buon vigilante che si rispetta, insomma, è anche paziente. Ci Certo, siamo la tutti. iucumone, la pazienza che è anche la perseveranza, che non significa sopportare nel senso umano, quasi che siamo schiacciati, no, ma saper portare con dignità in piedi tutte e attraversare tutte le difficoltà e le crisi della storia, perché abbiamo davanti agli occhi una speranza. Cristo è già incontro a noi. Ci sentiamo tutti gli anni in questo periodo, come dicevo anche all'inizio, però sempre con parole e meditazioni nuove, Padre Ernesto. Grazie di cuore da parte di tutti Grazie noi. alla Grazie parola di Dio che ci fa sempre nuovi e buon cammino. anche a te. E allora, alla prossima settimana con Padre Ernesto. Shalom. Shalom a voi.